Chele Ferrero. È stato uno dei più grandi protagonisti dell'Italia nel mondo, uno degli ultimi grandi industriali, simbolo di quell'Italia imprenditoriale che non c'è più. Lo avevano ribattezzato Mr. Nutella, era il padre della crema al cioccolato più famosa al mondo. Una storia, la sua, che ha radici profonde, come era contadino e profondo quel nord dove papà Pietro e mamma Piera mettono su una piccola azienda dolciaria. Ma è solo grazie a lui che la Ferrero fa passi da gigante. A 20 anni gli esordi, a 32 prende le redini dell'azienda. Dal papà impara l'arte e la creatività che coniuga con la capacità organizzativa aziendale della mamma. Dalla sua passione e dalla sua inventiva nascono non solo prodotti, ma veri e propri pezzi di storia. Dal Ferrero Rocher al Mon Chéri, dal Kinder Cioccolato alla Tic Tac. Prodotti che entrano prepotentemente nelle nostre case e nelle nostre vite, diventando veri e propri totem. Michele Ferrero crea quasi dal nulla un colosso da oltre 30.000 dipendenti di 100 diverse nazionalità. Tanto da essere incoronato da Forbes con un patrimonio di oltre 23 miliardi di dollari, l'uomo più ricco d'Italia. Un grandissimo dispiacere nella sua vita, la morte del figlio Pietro, avvenuta prematuramente nel 2011. Ferrero era da tempo malato, fino all'ultimo istante l'hanno assistito la moglie Maria Franca e l'altro figlio Giovanni. La camera ardente sarà allestita nella storica fabbrica di Alba, dove tutto era iniziato.